Allora, beh, abbiamo il tema fondamentale di questo spettacolo è il rapporto padre-figli, cosa che in Re Lear è presente più che mai, come in tante altre opere di Shakespeare, ma qui ancora di più, tanto che abbiamo deciso di basarlo proprio su questo, eliminando fisicamente anche degli altri personaggi. Le opere di Pistoletto in tutto questo non fanno altro che allargare ancora di più con queste ambientazioni che non danno precisamente un tempo, proprio per sottolineare la contemporaneità come l'eternità di questo rapporto che vuoi non vuoi, sia da una parte che dall'altra, ci trova sempre tutti quanti a vivere, sia da una parte che dall'altra. Non proprio tutti, insomma, anche chi non diventa genitore, però diventi genitore di qualsiasi altra cosa nella vita, no? Anche semplicemente di un animale, volendo, quindi il prendersi cura. E quindi è quello che abbiamo cercato di fare e nel documentario, facendolo vedere attraverso i vari step, il making of, dietro le quinte di uno spettacolo, nell'andare in scena. E nell'ambientazione realistica delle varie scene. Completamente. In Italia effettivamente è un po' più settoriale il nostro lavoro, mentre in paesi come l'America, anche Londra, troviamo i grandissimi attori del cinema, attori e attrici anche a teatro. Qui da noi un po' di meno, e invece i due linguaggi, per quanto tecnicamente diversi, ma si fondono, si parte dallo stesso embrione, che sono le emozioni, alla fine, raccontare una storia. Quindi cambia il mezzo, cambiano le tecniche, ma il nostro lavoro è sempre quello, fare emozionare il più possibile il pubblico. Grazie mille, A te, buon ciao. fotocall. Brava, proprio la domanda che volevo. Non è importante, è fondamentale. Parlo per mia esperienza. Io sono diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio Amico. Si pensa che molto spesso una persona che un diploma di un'accademia non possa fare il giro. In realtà la storia è sempre quella, cioè raccontare una storia, raccontare un personaggio. Un personaggio può essere un personaggio di Shakespeare come può essere un personaggio della storia contemporanea, un personaggio di oggi. Proprio nel nostro film è quello che raccontiamo, come partire da una storia macro come quella della Re Lear Shakespeare, portarla ai nostri giorni. Padri sono padri, figli sono figli. Il rapporto tra padre e figlia è lo stesso nel 600 e lo stesso oggi. Un attore, secondo me, deve semplicemente basarsi sul fatto che sta raccontando una storia. Quella storia può essere la stessa, magari con costumi, con scenografie diverse, ma la stessa, rapporti umani, emozioni, la stessa. Quindi è quello, secondo me, la cosa che un attore deve fare. Totalmente d'accordo. Meno male, Grazie siamo mille. contenti. Grazie. No, io non credo che siano rivali, mai pensato che il cinema è il teatro, anzi, io credo che sia indispensabile più per lo spettatore e l'attore fare il teatro, perché l'esperienza del teatro ci mette tutti sullo stesso piano. E non perché il cinema non lo faccia, però il cinema ha un'eccezionalità che, almeno per il senso collettivo, che secondo me il teatro non ha. Quindi per me aver fatto un'operazione tra il teatro e il cinema, cioè metterli insieme, è un arrivo, è un traguardo insperato. Grazie mille, grazie.